che la socializzazione e la diffusione della cultura non si può impedire un'isola pedonale perché non ci sono parcheggi. Si creano i parcheggi, si ascolta la città, si ascoltano i commercianti. È impensabile lasciare dei commercianti che hanno stilato un programma, hanno fatto una richiesta all'amministrazione, lasciarli a bagnomaria senza dargli una risposta, anzi danno una risposta negativa e poi lasciarli nel limbo. È assolutamente assurdo. Siamo qui per dire sì all'isola pedonale, via dei Mille la pedonalizzeremo noi. Adesso io lascio la parola a Sandro Penna, presidente dell'associazione Mille Vetrine, che sicuramente spiegherà meglio di me cosa è accaduto e cosa sta succedendo ancora. Aspetta, lo spostiamo. Sandro, se ti vuoi avvicinare, grazie.